doppio incendio nel primo pomeriggio, Romea bloccata. Un incendio di sterpaglia a taglio di Po ha provocato la chiusura della strada statale 309 Romea, con disagi al traffico. Sul posto, vigili del fuoco e militari della compagnia di Adria. Bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia. Al momento non viene segnalato nessun danno a cose o persone. A Villanova del Gebbo un secondo incendio si è sviluppato quasi contemporaneamente. Non si sono registrati danni a persone o cose. Omicron 5 non molla, 465 nuovi casi in Polesine. Nuovo picco di contagi in Polesine. Dopo i numeri bassi del weekend, la potenza di Omicron 5 è tornata a farsi sentire anche in provincia di Rovigo, dove oggi sono state registrate ben 465 nuove positività, in leggero calo rispetto al giorno precedente, in cui i nuovi positivi erano oltre 600, il numero più alto di casi di questa ondata estiva. Con questo balzo di infezioni, le persone attualmente positive in provincia di Rovigo sono 4.800 circa. Mascherina obbligatoria al rientro a scuola. Settembre si avvicina ai presidi italiani alla luce dell'andamento del contagio che ha ripreso un vigore mai visto. In estate chiedono il rientro a scuola con la mascherina. Bisogna incrementare la vaccinazione per un anno scolastico sereno. La mascherina obbligatoria andrebbe ripristinata non solo a scuola ma in tutti i luoghi ci sia affollamento, ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Tutti quelli che non si sono vaccinati si devono vaccinare. La mascherina è la principale misura di precauzione per una malattia contagiosa. Caldo rovente, c'è il servizio anziani. Si informa la cittadinanza che anche in vista del deciso aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni, l'ufficio sociosanitario ha individuato su indicazioni dell'azienda ULS 5 Polesana un sistema di supporto. Lo spiega il comune di Porto Tolle a fronte delle previsioni meteo per i prossimi giorni che parlano di un'ondata di temperature torride anche oltre i 40 gradi. La popolazione anziana portotollese potrà contattare la polizia locale al numero 0426 380 515. Per chiedere di essere accolto presso la sala consiliare del municipio, sottolinea l'amministrazione Pizzoli. Tutti al cinema, al Parco di San Bortolo. La formula di cinema al parco è vincente. La proposta di Cinema Teatro Duomo convince le famiglie rodigine che sono accorse in forza nella serata di martedì 12 luglio al Parco dell'Iras di San Bortolo per assistere alla proiezione. Non solo cinema sotto le stelle, comunque dal momento che nel corso della serata è stata proposta anche la caccia al tesoro e sono stati realizzati vari stand. Prossimi appuntamenti ora martedì 19 a San Pio X e il 26 in Tassina.